Time. Casting Time. Casting Time. Che sigla di merda. Per la seconda volta sulle nostre frequenze abbiamo un personaggio che ci ha stupito nella prima parte, ha stupito soprattutto la direttrice perché ha visto la foto. Eh sì, uno speaker sportivo, uno conoscitore di tutto lo sport in generale, una bella voce, un bel ragazzo, il sosia di Gabri Ponte, o forse Gabri Ponte è il sosia di... del mitico Paolo May. Oh. Buongiorno! Come state? Ciao Paolone, come stai? Ciao ragazzi, ciao. Tutto bene? Tutto bene, voi tutto bene, tutto bene. Cosa mi raccontate? Ma noi, babbo, ma siamo qua. Ma noi siamo qua. Ma perché la cosa pazzesca di questi casting, no? Che sono, tra l'altro, molto belli e simpatici, anche perché oggi sono molto felice di vedervi, no? A parte che ho scoperto che siete, che eravate uniti di fatto. Che sì, sì, siete stati sì, coppia sì. Per qualche mese. Per qualche mese, è una cosa che io effettivamente avevo immaginato, adesso certo. Me l'avete confermato, però... Oggi io sono un po', come vi ho detto prima fuori onda, sono un po' in difficoltà con DJ Roy, perché prima sono uscito a bere il caffè con la sua ragazza che gli aveva detto, no, non ridete, ma DJ Roy ci sente adesso? Sì, ci sente. Stava partendo Super Quark, poi ha mixato. L'hai mandato in confusione. Era un po' in bocca. Confusione incredibile. No, niente, dicevo che io sono uscito un attimo, 10 minuti un fa. Un caffettino. Per pagare, con la scusa era di pagare la scusa il parcheggio della macchina. Paolo, io ti ricordo che devi uscire da quella porta che è vicino alla questo regia. Questo è DJ Roy. Questo è DJ Roy. Sono proprio io. Ciao Roy. Ciao patatone. Mi sono girato e ho lasciato il fuori onda del microfono. No, niente, io sono uscito un attimino. Sei contento di avermi dietro? Aspetta, lo fai per No, non parla numero uno della radio, lasciare parlare gli altri, no? DJ Roy. Allora fai parlare me. Ok, no, niente, io sono stato qualche istante fa per un caffè con la ragazza, con la DJ Roy, molto citata. Carina, sì, molto carina, simpatica, carina, simpaticissima, e ho scoperto, tornando qua, che gli aveva detto a lui, guarda, Roy, vado a Torino, invece era... No, mi dispiace per lui, che non è tutto assolutamente questo vero. No. Roy che nega. No, non è così. Non guarda, è così, la ragazza di DJ Roy potrà anche mandare un messaggino per confermare tutto questo. Lo manderà. Sta ascoltando sicuramente. Spero che lo mandi assolutamente. A questo punto al 349-722-5831. Allora, abbiamo iniziato alla grande. Ragazzi, questo lo dobbiamo segare. Addirittura. Allora rientriamo direttamente a Top Italia Radio sotto le note di Lana Del Rey. Io vorrei ancora una volta ringraziare e salutare i miei due co-sparring, come si può dire? Come vuoi, amici? Come vuoi. Usa i termini che come ti aggradano. My friends. Comunque. My friends, va bene, my friends. Bello e bene, va bene? Sì, va benissimo. Allora, siamo nel bel mezzo di questa puntata assolutamente inventata e io stavo pensando a che cosa parlare con voi. Oggi ho pensato un attimino, ho detto vabbè. Ho scritto un papiro. Ho studiato tutta la notte perché Rocco ieri mi ha chiamato, mi ha detto preparati, quindi io sono stato aiutato tanto, potete immaginare anche da chi. Poi vi lascio la base sotto, vado fuori a rigare la macchina di Paolo. L'ho lasciata abbastanza lontana da qui, così almeno non potrei arrivarci, perché so quali sono le tue caratteristiche fisiche, non ci metteresti un'ora. Tu sai bene che se ti metto su una mountain bike ti distruggo. Allora ragazzi, potrebbe continuare così. Sapete che Rocco ha smesso di andare in mountain bike, sì, perché quando l'hanno guardato i responsabili del settore regionale hanno detto lascia perdere, non è il tuo sport, cerca un lavoro statico. Infatti qua dietro seduto incollato con il suo sedere su questa comoda poltrona, perché non toccando per terra è anche difficile, insomma. Assolutamente, sai, purtroppo anche le misure delle biciclette per Rocco avevano i loro problemi. Allora, non parliamo di misure e di Rocco nella stessa frase. Perché se non sei ricco sei Rocco, ricordati. Beh, tra l'altro ha un nome che è tutto un programma. Comunque, lasciamo perdere. Non ti dico chi lo dice, amico Paolo. Cosa hai pensato questa notte? Guarda, questa notte ho pensato che oggi avremmo potuto parlare di qualcosa di bello, di importante, di quasi serio. Poi sono arrivato poi, qua e, poi... e ho mandato quasi a, si può dire, a cagare. Sì, ho mandato a cagare, come dite voi, la serietà, e ho deciso di ascoltare un po' le news del giorno, di oggi, di ieri, questo nuovo scandalo calcio scommesse, Gattuso che se vuole ammazzare, non so che cosa è successo. È vero. Una cosa molto attuale, no? Poi ho ricollegato un po' la cosa proprio con DJ Rocco, che era abbastanza stanco di andare a mountain bike, stanco di fare sport, ha avuto dei problemi perché non ce la faceva proprio. Però perché non uniamo un po'
di scandali sportivi giocandoci sopra, perché siamo sempre troppo seri, no? Allora, voi sapete che io sono appassionato di sport in genere, certo. Molte volte purtroppo, ahimè, scandali di doping, scandali di scommesse per quello che riguarda il calcio, tanti scandali, però sì. Qualche scandalo qua, qualche scandalo. Beh, in Italia qualcosa succede ultimamente, non tantissimo, però in Italia qualcosa succede ogni tanto. Però, amici miei, ci sono delle scuse incredibili che sono state utilizzate da alcuni campioni, beh, che sono stati beccati all'antidoping, che credo meritino assolutamente di essere tipo allora, nello sport visitato. In generale o in sport ma in generale, in assolutamente generale, okay. In generale, prendendo spunto da qualunque sport, okay. Prendendo spunto da qualunque sport, adesso un motivo di ridere un po' di quello che è stato cercato. Guardate un po' in rete, per esempio fa molto ridere quello che aveva dichiarato Adrian Mutu, visto che voi siete appassionati di calcio. Adrian Mutu, una qualità calcistica, beh, grande, cioè, talento, naturale. Adesso dove è finito? Con Ravanelli all'Ajaccio. Gioca ancora. Però è stato uno scandalo ultimamente, ancora su di ancora? Lui. Sì. Lui comunque è stato straordinario, perché nel 2004 sono passati ormai quasi dieci anni, e il fantasioso calciatore romeno cercò di spiegare il consumo di cocaina dicendo che in questo modo avrebbe migliorato le sue prestazioni sessuali. E qua ci riconduciamo a DJ Roy. Questo è un senso oggi. Uno sprinter americano, Dennis Mitchell, che addirittura lui arrivò a vantarsi della positività del testosterone, adducendo una scusa molto particolare, e la colpa era quella dei numerosi rapporti sessuali consecutivi avuti con sua moglie. Era compleanno della sua gentil signora, e dunque la signora si doveva meritare assolutamente un grande regalo. Questo fantastico Dennis Mitchell ha trovato, direi, la scusa forse numero uno. Grazie, sì. Ma sono tutte sessuali comunque. No, infatti non ci sono solo. Mutu è per migliorare il sesso, si era fatto di coca. Questo qui, testosterone. No, ma ce ne sono di carinissime. Tra l'altro Astrid Straub, una tedesca, una nuotatrice. Aveva dei valori altissimi di testosterone, ancora una volta. E secondo lei sarebbero stati dovuti al consumo di un intero cestino di fragole. A caso, a random, proprio. Questa direi che è bellissima. Una donna con le palle, si può dire. Io ricordo un calciatore di Serie A, non mi ricordo se Bazzani o comunque qualcuno con i capelli lunghi, che diceva per lo shampoo. Ma abbiamo qui con noi un personaggio. We have in this room un personaggio, come hai detto? Un personaggio big. Perché stai rompendo le palle? La traduzione in inglese che ti viene mai lì. So che stai facendo un corso per migliorare, giustamente. I know that you have. No, ho capito, sì, va bene. Però però bisogna fare qualche lezione in più, diciamo. Sì, io sono I have, sono to be. Mi sembrate Luca e Paolo delle Iene quando facevano Bin Laden. Sì, era bellissimo. Oddio, c'era che uno bello. Che parlava con il dialetto genovese, l'altro si metteva. Era Bin Laden, forse, che parlava col dialetto genovese. In realtà era proprio Bin Laden. A proposito di Donatoni, voi l'avete sentito lo scherzo che ha fatto Fiorello? Non dimmi che anche lui testosterone e sesso. Non l'avete sentito lo scherzo di Fiorello? Fiorello a Donatoni? Praticamente con la voce di Donatoni telefonarono da una sede radiofonica all'Alitalia per prenotare un volo della squadra nazionale italiana, perché Donatoni allenava la squadra nazionale italiana. Bellissimo. Di calcio. Buongiorno, vorrei prenotare un volo. Niente, praticamente dall'altra parte della cornetta, gentilissimo ragazzo, bene, mi dica quanti siete? Siamo in 22. Bene, mi dica i nomi. Lui ha iniziato tutti i nomi dei giocatori. Prego, incominci. Gianluigi Buffon. Ha scritto? Barzagli. Simone. Scusi, con la I finale? Sì, con la I. Poi segni Alessandro Nesta. Scusi, Nesta con la A finale? Sì, con la A. Del Piero Alessandro. Del Piero? Sì. Del Piero Alessandro, sì. Lo può. Finì con questi 22... nome incredibile, il signorino dell'Alitalia non aveva capito praticamente niente. Questo era uno scherzo bellissimo che si potrebbe fare anche a Roy, perché sicuramente no, non infatti anche voi avete. Infatti segnerebbe Cassano, va bene, Cassano, Di Natale. Secondo me era Pintus. Cosa ci ascoltiamo? Ci ascoltiamo, direi, se voi siete d'accordo, Under Control? Yes! Andiamo con Under Control. E allora, Under Control, Calvin Harris and Alesso, di nuovo a Top Italia Radio. Buongiorno di nuovo. Buongiorno di nuovo. Bene, ribuongiorno. Ribuongiorno. Allora, Roy, buongiorno, mandiamo anche a Roy, mandiamo 30 secondi di pubblicità e poi facciamo il gran finale. Fatti
simpatici. Prima di salutarci voglio sapere altri dopati. Guarda, una delle più belle, direi in assoluto più simpatiche, è quella di Bernard Lamas. Vi dice qualcosa? La portiere della Francia. Bravissimo. Bizzarro portiere. Bizzarrissimo. Campione del... I portieri sono stati tutti bizzarri. Campione, no? Del mondo. Campione 98. Del mondo come terzo portiere, sì. Vero, può essere. E tra l'altro i portieri, no? Higuita, Lamas, sì, tanta roba. Grobbelaar, tutti un po', sì, pazzarelli, no? Taffarella. Però Bernard Lamas era stato troppo educato durante una serata e a seguito della serata poi giocò, fu trovato positivo all'antidoping, ma alla domanda dei giornalisti disse: sono stato troppo educato, volevo rifiutare lo spinello ma temevo di fare la figura dello scortese. Che grande. Così si giustificò davanti io all'antidoping. Ci credo. Però no, io lo capisco, io ci credo. Lo capisco, è successo anche a me diverse volte. Sono una persona veramente per educazione e per gentilezza uno, so così, no. Ma poi per non offendere. Ma poi ragazzi, sei fuori dal gruppo se poi non lo accetti. No, eh, ma poi ti escludono a priori. Insomma, ragazzi. Però è stato gentile, dai, gentile. E che cavolo. Io viene a far festa, fa festa. Dopato per educazione. Io ci credo. È invece vedi quelli che dicono "no, non ho fatto niente", lui l'ha detto. L'ha detto, ragazzi, mi sembra anche brutto. E che cavolo. Lasciamoci con l'ultima. Lasciamoci con l'ultima. Io vorrei ritornare a parlare di uno sprinter, questa volta inglese, l'In for Christie, ve lo ricordate? L'In for Christie, sì. Centometrista. Sì, 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 certo. Lui arrivò a motivare i valori di nandrolone con il consumo esagerato di avocado. Grande. Ma la bugia fu scoperta praticamente subitissimo, perché per risultare positivo all'avocado, all'avocado avrebbe dovuto consumarmi circa una tonnellata. No, 100 kg. Molto carina anche quella di Lean for Christie. No? Ma io vorrei sapere, quando lui ha detto avocado, nel senso sapeva che comunque un minimo... Probabilmente sì. Sì, le l'aveva detto. Sì. Probabilmente non sapeva che ce ne voleva il suo avocado gli fa, ascolta, provo questa puttana. Io la dico, tanto non c'è nessuno che controlla, dai, la gente crederà. Invece, 100 kg di avocado. Però era carina, dai. Molto. Anche molto carina quella di un ciclista, Gilberto Simoni. Sì, ce lo ricordiamo. Vincitore uno giro dei miei ciclisti preferiti. Un discesista. Può essere discesista lui. No, quello no, era Savoldelli. Savoldelli, no, scusa. Perché discesista scalatore. Scalatore. Beh, Gilberto Simoni, dopo un test che lo trovò positivo alla cocaina, tirò in ballo la sua zia che gli avrebbe spedito dalla Colombia... Non ci credo. ...delle caramelle che erano state avvolte in alcune foglie di coca. No, non ci credo. È stata bellissima. Tutti se la ricordano e comunque è stata assolutamente una colpa della zia, vedi. Vedi, alla volte la zia può avere delle responsabilità incredibili. Controindicazioni. Che notevoli. Poi tu che sei comunque, vabbè, esperto giornalista, ma sei anche un ciclista, sciatore, eccetera. Sei troppo gentile, guarda. No, lo so, perché insomma Facebook è intasata dai tuoi post. Ah, addirittura. Sì, poi dati. C'è un intasamento. Sì, basta. Cioè la cocaina serve. Adesso non che tu non vorrei... Ma guarda, io ho smesso l'altra sera. Serva. Ho smesso l'altra sera, che devo dirti che infatti oggi sono leggermente meno brillante degli altri giorni. Però, no, ma sportivamente serve, no? Beh, sportivamente io credo che troppo non serva, però credo che ti aiuti moltissimo nella prontezza dei riflessi. Ah, okay. Anche se credo che effettivamente dovessi essere un ciclista o uno sportivo, forse sceglierei altre cose. Ma certo. Infatti quello che diceva Maradona, lui ne faceva un uso smodato, diceva pensate cosa sarei stato senza, per cui lo limitava, se uno ha il vizio e ne fa un uso smodato, sì, in teoria ti limita nelle prestazioni. E come... poi diventi, come dice Eroi, che diventa cronica. E... infatti oggi è in fase... Infatti detto, ma non mi ancora... nell'intervento non mi ha ancora tirato in ballo. Ero quasi offeso, ho detto ma com'è che non mi caga? Si arrabbia per oggi è in fase di astinenza, infatti è molto moscio, molto tranquillo. Oggi è in fase... No, era bello perché... Non ha tirato ancora dei pugni a nessuna parete. Aspetta. Allora, vai, saluta pure, di quello che vuoi. Bene, amici di Top Italia Radio, amici ascoltatori da casa, grazie per essere stati con noi, per me è stato veramente bello, bellissimo, è stato bello incontrarvi ancora con le nostre cavolate in linea, direttamente in diretta, con questi due fantastici, Mene e Mello, e con DJ Roy qui alle mie spalle, a cui chiedo scusa ancora una volta. Ciao, patatone. Grazie, amore mio. E per il resto, niente, ci vediamo, speriamo di vederci ancora.